Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. In onore dell'uscita del film di Avengers Endgame ho deciso di portare le versioni alternative dei personaggi sopravvissuti. E stavolta parleremo del Golia Verde, conosciuto anche come Hulk. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanella e a seguirmi nei miei social per rimanere aggiornati su tutto. Detto ciò ragazzi, a voi il video. Buona visione. Come in ogni video versione, per primo voglio parlare dell'originale. Apparso per la prima volta nel 1962 nel fumetto The Incredible Hulk. Sotto quei muscoli troviamo Bruce Banner, un giovane e intelligentissimo scienziato che grazie alle radiazioni gamma cercava di ricreare un soldato come Steve Rogers. Erroneamente, come si pensa, Bruce Banner non ha eseguito esperimenti sul suo corpo, ma si trasformò in Hulk dopo che fu investito dai raggi gamma per salvare un giovane ragazzo di nome Rick Jones. Questo giovanotto si era introdotto di nascosto nella parte del laboratorio dove testavano i raggi gamma. Detto ciò, ci tengo a precisare che Hulk e Bruce Banner non sono la stessa persona, ma sono due menti separate. Hulk grigio. Ho deciso di iniziare da quest'Hulk in onore della sua prima apparizione. Infatti non tutti sanno che nella sua prima apparizione, che avvenne nel 1962, era grigio e si trasformava solo di notte come il Dr. Jekyll e Mr. Hyde. In seguito il colore diventò verde per problemi di budget, perché il grigio era troppo costoso. In seguito l'Hulk grigio ritornerà, ma col nome fittizio di Joe Fixit, diventando la guardia del corpo del boss Bereghetti. Quest'Hulk si trasforma solo la notte e possiede l'intelligenza di Bruce Banner, ma non possiede nessuno se non pochissimi ricordi dello scienziato. E come se non bastasse, detesta Betty Ross, l'unico vero amore di Bruce Banner. Skulk. Nato nel 1996 nel fumetto Amalgam, troviamo la fusione di Hulk e Solomon. Inizialmente questo personaggio era Bruce Banner, che dopo un incidente nel suo laboratorio si unirà con l'entità Solomon Grumpy. Esteticamente assomiglia a un Hulk molto anemico, ma con poteri e abilità straordinarie. Oltre alle classiche abilità del Golia Verde, possiede anche il potere della manipolazione delle dimensioni delle radiazioni. Un nome, una garanzia. L'invulnerabilità, una guarigione straordinaria, ma soprattutto l'immortalità. Hulk Vecchio Logan. Nel fumetto del 2009 di Vecchio Logan troviamo un mondo apocalittico, suddiviso in regni alla Game of Thrones. E uno di questi regni era il regno degli Hulk. Dico degli Hulk perché non ce n'è solo uno, ma ce ne sono tantissimi. In questa storia vediamo un ormai vecchio Logan arrivare nella tana di Hulk. Però di fronte non si troverà il classico Hulk. Si troverà un ormai gigante, impazzito, con la pancia, Hulk invecchiato. Dopo un dibattito, Hulk avrà la brillante idea di mangiare Logan, cosa che gli costò la vita. Quando il nano artigliato deciderà di uscire dalla pancia di Hulk passando dall'ombelico. Professor Hulk. Questo è uno dei miei Hulk preferiti, perché unisce il cinismo e l'intelligenza di Bruce alla forza e alla distruzione di Hulk. Apparso per la prima volta in Italia nel fumetto Devil Hulk numero 1, vediamo tutte le menti all'interno del subconscio di Bruce Banner cooperare tra loro per sconfiggere un nemico comune. Questo nemico comune era il ricordo del padre che uccideva la madre. E da questa unione uscirà il Professor Hulk, conosciuto anche come il Doc Green. Sfregio Verde. Questa, più che una versione alternativa, è un periodo della storia di Hulk. Spedito dagli Illuminati, di cui faceva parte anche Tony, in un pianeta lontano anni luce dalla Terra. Però qualcosa andò storto, e Hulk fu spedito in un altro pianeta di nome Sekar. Questo pianeta era tecnologicamente più avanzato della Terra, ma con la passione dei giochi gladiatori. Come potete dedurre, Hulk finirà in mezzo a questi giochi, uccidendo uno dopo l'altro chiunque gli si presenti davanti, guadagnandosi il nome di Sfregio Verde e la libertà, fino a diventare il re del pianeta. Aborigeno Hulk. Nel fumetto House of M del 2005 troviamo un Hulk costretto a fuggire e a unirsi con un gruppo di aborigeni. Qui troviamo un Hulk più pacifista e alla ricerca della pace interiore. Ma come potete dedurre, questa cosa non può durare per sempre. Hulk del 2099. Questa versione di Hulk è molto diversa dalle versioni che ho citato prima. Sotto tutti quei muscoli non troviamo Bruce Banner, ma troviamo John Eisenhardt, un produttore dell'Hollywood del futuro. Esteticamente vediamo un Hulk molto più mostruoso, con denti aguzzi e con lunghissimi artigli, risultando molto più simile a un mostro da film horror. Maestro Hulk. Qui arriviamo a un altro dei miei preferiti. Hulk, sopravvissuto a una guerra nucleare, diventerà il re indiscusso del pianeta. Però non sarà un re giusto, ma sarà un dittatore ormai impazzito a causa della perdita dei suoi amici. Hulkpool.
Anche se adoro Wade Wilson, alias Deadpool, devo dire che dal 2010 a questa parte è stato inserito forzatamente ovunque. E durante la guerra degli Hulk vediamo una versione di Wade hulkizzata. Contrattasi anche per poco tempo con un normale Wade Wilson, lo vediamo vagare per i vari multiversi, fino ad arrivare in un universo piratesco, ma più precisamente nel veliero di una versione alternativa della cosa in stile Pirati dei Caraibi. Ma che... The Mighty Hulk. Prima dell'era dei supereroi, la futura Marvel era specializzata nei racconti horror. E in una di queste storie troviamo un'enorme e possente armatura di nome Hulk, in seguito ribattezzata con il nome Grutan. Il creatore di questa armatura era Albert Pohl, che entrò al suo interno dimenticandosi le chiavi fuori. Questo portò Pohl a rimanere intrappolato dentro l'armatura. Fortunatamente per lui, all'interno dell'armatura erano contenuti viveri per tutta la vita. Però visto che l'uscita era bloccata, quell'armatura diventò la sua tomba. She-Hulk. Questa versione è una delle più famose del Golia. She-Hulk, il cui vero nome è Jennifer Walter, è la cugina di Bruce Banner, trasformatasi in Hulk dopo una trasfusione di sangue da parte del cugino. Lei, a differenza di molti personaggi gamma, è riuscita a bilanciare il suo lato Hulk, diventando membro degli Avenger o addirittura dei Fantastici 4, ma anche a bilanciare il suo lato umano, diventando uno dei migliori avvocati in circolazione, forse anche più bravo di Matt Murdock, che per chi non lo conosce, Daredevil. Infernal Hulk. Nell'incredibile Hulk annuale vedremo che Bruce Banner diventerà il nuovo stregone supremo. Qui riuscirà a dividersi del tutto da Hulk, che finirà negli inferi. Qui Hulk verrà corrotto, a tal punto da diventare persino lui un demonio. Esteticamente non è molto diverso dall'originale, se non che il colore, la coda e le bellissime corna che ha sulla testa. Ultimate Hulk. Completamente grigio, lo vedremo radere al suolo quasi tutta New York combattendo contro gli Avenger. Qui vediamo un giovane Bruce Banner cercare di riproporre il siero del super soldato, ma per colpa del suo egoismo si inietterà questo siero da solo, creando il nuovo Hulk. Un mostro senza alcun rimorso per le uccisioni, ma soprattutto tendente al cannibalismo. Un vero confetto, devo dire. Devil Hulk. Questa versione è stata creata involontariamente da Banner stesso, per colpa dei suoi ricordi traumatici. Arrivato a un punto della vita di Bruce Banner, quest'ultimo si trasformava in Hulk diversi in base al suo stato d'animo. E se Bruce era in un forte stato di ansia e odio, si trasformava in questo mostro. Quest'Hulk è più aggressivo e spietato che mai. Esteticamente assomiglia più a un rettile che a un semplice Hulk. Ragazzi, il video si conclude qui, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto sapete già cosa fare, lasciare un bel like, condividere e iscrivervi al canale, naturalmente attivando la campanella, per non perdervi nulla di questo bellissimo personaggio. Detto questo, ricorda che qui sotto in descrizione troverai le mie pagine social e ancora più sotto, nell'area commenti, potete scrivermi cosa ne pensate di questo video, ma soprattutto cosa ne pensate di questi personaggi. Detto questo, come promesso nello scorso video, ora saluterò i primi 10 che mi hanno risposto alla domanda. Quindi, salutiamo Samuele Crepaldi, Simona Camela, Noi Voi, che mi commenta sempre, Luca Romagnoli, Terror GN, Pietro Siotto, Etix 80, da notare che sto tenendo il conto con le dita, ragazzi, Hemgreen, Ina Severini, che ho salutato anche nello scorso video, e per ultimo, ma non per importanza, Francesco Zenocchini, che ha scritto il commento più epico. Detto tutto ciò, se volete essere salutati anche nel prossimo video, dovete scrivere qui sotto l'hashtag Hulk e scrivermi con quale personaggio mi vedreste bene in fusione. I primi 10 che commenteranno, sapete già. Fatta tutta questa premessa assurda a fine video, grazie ancora per la visione. Noi ci vediamo qui, sempre questo canale fatto di curiosità bellissime. Ciao ragazzi, alla prossima. Andiamo già alla pizza! La pizza! La pizza! La pizza!